tutti, benvenuti! Benvenuti, allora siccome siete pochi quest'anno perché con le restrizioni per la pandemia abbiamo dovuto ovviamente contingentare i posti, io intanto saluto i ragazzi e finché vi saluto voi dovete far scoppiare un applauso. Qui oggi si parla di sostenibilità, energie rinnovabili, quindi più rinnovabile di un applauso, dell'energia che si può dare un applauso, non so cosa ci sia. Ciao ai ragazzi del Paleocopa di Bergamo, del Carcano di Como, dell'Isabella d'Este di Napoli e della Cellini di Firenze. Benvenuti a tutti voi e benvenuti a coloro che sono collegati in streaming. I ragazzi delle scuole medie e degli istituti superiori che sono collegati in streaming, benvenuti a questa quarta edizione del MasterTech della Moda, organizzato da Confindustria Moda, dal Comitato Education, l'industria manifatturiera della moda italiana, pensate, dà lavoro a 600.000 persone, sono un esercito. E per continuare a essere un vanto del Made in Italy nel mondo, questa industria ha bisogno di voi ragazzi e soprattutto di ragazzi che abbiano una specializzazione tecnica, meglio ancora se nella sostenibilità e nel digitale, che sono ovviamente i driver per il futuro e sono gli elementi di cui oggi parleremo in maniera particolare. Allora, come sapete, la moda è, dopo il petrolio, un'industria che ha una grande responsabilità ambientale. L'Europa sta già dettando delle leggi, ci si sta ovviamente allineando, le aziende stanno facendo moltissimo, ma i cambiamenti, come sapete, partono sempre dal basso, no? Partono dalla responsabilità di ciascuno. Quindi ciascuno di noi può fare qualcosa e abbiamo già cominciato a farlo durante il lockdown, perché in particolar modo, perché dovete sapere che nonostante le difficoltà ad andare per negozi, però la moda etica è cresciuta dell'8,7% durante il periodo del lockdown, quindi c'è una grande spinta che viene dal basso, no? E le rivoluzioni cominciano ovviamente dal basso. Ma che cosa significa sostenibilità, che è uno dei temi portanti della giornata di oggi? Beh, la sostenibilità non è solo ambiente, potremmo dividerla in tre elementi: sostenibilità ambientale naturalmente, ma anche economica, perché le aziende devono fare profitti per continuare a crescere, a dare lavoro, e sostenibilità sociale nel rispetto, cioè di tutte le persone che lavorano in ogni luogo del mondo per garantire loro una vita dignitosa. Ecco, quando fate una scelta, comprate un capo, anche voi potete essere parte di questa rivoluzione. Vi do solo un'immagine, non so se lo sapete, ma in Ghana c'è una discarica che la chiamano la discarica con gli abiti dell'uomo bianco morto, perché per loro è inconcepibile che si possano buttare via degli abiti. E ogni giorno arrivano 15 milioni di capi, immaginate quanta roba, e la gran parte della roba che arriva è veramente roba scadente. Quindi quando facciamo un acquisto, guardate che sia prodotto in maniera intelligente, che sia prodotto rispettando tutta la filiera, con una certa sostenibilità. Oggi capiremo anche come. Quindi è una responsabilità delle aziende che si stanno attrezzando per questo e stanno lavorando in questa direzione, e anche di tutti noi che acquistiamo. E il Made in Italy in questo ambito è un vanto per molti versi. Oggi vi porteremo dentro a molte aziende, cercheremo di capirne di più e vedremo anche come sostenibilità e digitalizzazione insieme sono assolutamente collegate e l'una può spingere l'altra verso il cambiamento. Insomma, la sostenibilità ha a che fare più con ciò che si è che con ciò che si fa, perché da ciò che si è poi parte un motore di cose, una cosa che cambia tutto, cambia il nostro atteggiamento, cambia il modo di produrre, cambia il modo in cui ci relazioniamo l'uno con l'altro. Quindi è una bellissima rivoluzione di cui oggi, insieme a quella del digitale, parleremo. Ma per cominciare diamo la parola alla presidente del Comitato Education di Confindustria Moda, che ha organizzato tutto questo ambaradan, che è Paolo Bastianello. Benvenuto. Grazie Cinzia, tranquillizzo subito i ragazzi, non ho nessun discorso e con Cinzia abbiamo già fatto le prove generali, ho circa 120 secondi per salutarvi. Il primo saluto va logicamente a tutti gli studenti, ai loro insegnanti, ai dirigenti scolastici presenti, e l'occasione per salutare il presidente della rete TAM Roberto Peverelli, l'amico Imerio Chiappa, l'amica Giovanna Scala e Gianni Camici, che fanno parte di questo meraviglioso gruppo di persone che volontariamente si sono messi insieme per lavorare meglio con noi per l'industria della moda e degli accessori e per rendere, che si diceva stamattina in un altro convegno, rendere il nostro mondo, dargli la stessa lingua.
Ecco, la scuola, l'industria della moda, noi lavoriamo per far sì che di abbattere la disoccupazione giovanile, che è un dato estremamente negativo nel nostro paese. L'industria della moda e accessori, ve lo assicuro, ha bisogno di un ricambio generazionale enorme. Abbiamo migliaia di posti di lavoro, soprattutto di carattere tecnico e operativo. La creatività, il design sono importanti, ma noi parliamo oggi dell'industria della moda. Quei circa 600.000 dipendenti sono quelli che sono presenti nelle tessiture, nelle aziende che producono le scarpe, di chi fa l'occhiale, di chi fa il gioiello, di chi tratta la concia, di chi fa le pellicce. Sono le fabbriche. In queste fabbriche abbiamo bisogno di giovani, perché ci sono circa 50.000 persone che andranno in pensione per raggiunti i limiti di età, e l'industria della moda non è solo quello che vedremo anche in fondo, una bellissima sfilata preparata da Ruzza di Padova come gli altri anni, con prodotti tutti ecosostenibili. Quindi il primo esempio di questo 30° compleanno, e faccio gli auguri a Job Orienta, che è diventata sicuramente la manifestazione di orientamento numero uno in Italia, e quindi buon compleanno a Job Orienta e a tutte le persone che ci lavorano e che ci permettono oggi di trovarci qui e chi è collegato in tutta Italia. Quindi anche un grazie a tutte queste persone che hanno lavorato. Ripeto, l'industria della moda aspetta i giovani. Domani mattina alle ore 10 firmeremo un protocollo d'intesa importantissimo. Protocollo d'intesa è l'espressione di volontà comuni tra Confindustria Moda e il ministro Patrizio Bianchi, il ministro dell'istruzione. Ci impegneremo, questo ci darà ancora maggior forza per impegnarci a lavorare insieme. L'obiettivo è migliorare la preparazione dei giovani affinché immediatamente trovino il lavoro nelle nostre aziende. Questo è l'augurio che faccio a tutti gli studenti, li ringrazio della loro attenzione. Seguite queste testimonianze, aspettate un attimo prima di cominciare a chattare sui vostri telefoni e non seguire questa manifestazione, perché vedrete, porterete a casa stasera qualcosa di interessante. Grazie e buon pomeriggio. Grazie a Paolo Bastianello e a tutto l'impegno che ci sta mettendo da anni insieme con la rete TAM degli istituti tecnici della moda italiani. Ormai non lo so, chiedo ai dirigenti che sono qui, sarete un centinaio ormai raggruppati, no? Ecco, quindi 100 istituti tessili della moda italiana che stanno lavorando appunto per preparare le figure di domani. Allora, vi ho detto, oggi entreremo dentro le aziende, vedremo che cosa significa digitalizzazione, cosa significa tecnologia, cosa si sta facendo per la sostenibilità, e vogliamo proprio entusiasmarvi rispetto a molti aspetti di questo ambito, e ci sono delle cose che veramente vi sorprenderanno, io immagino, perché sono tanto avanti. Ci sono diverse associazioni, diverse sorelle dentro a Confindustria Moda. Oggi parleremo di tutte. Cominciamo da Acimite, che è l'associazione dei costruttori italiani di macchinari per l'industria tessile. Siamo tra i principali produttori ed esportatori a livello mondiale, circa 300 aziende che danno lavoro a 12.900 persone, e tra loro c'è l'azienda di famiglia di Alice Tonello. Tonello, benvenuta Alice. È un'azienda leader nelle tecnologie per lavare, trattare e tingere i capi, con più di 8.700 macchine vendute nel mondo, e considerata il punto di riferimento responsabile per l'industria del finissaggio del capo. Allora, cominciamo a capire cosa significa fare un jeans più sostenibile proprio insieme a lei. Vediamo il video, intanto puoi toglierti la mascherina. Lo tengo io, ma siamo a debita distanza. Grazie. Allora, forse è meglio se ci mettiamo un po' più defilati. Mandate pure il video, Tonello. Adesso Alice ci spiegherà che cosa fanno le sue macchine. Sì, allora, noi produciamo macchine per il trattamento del capo, quindi in questo caso i jeans, il famoso jeans che tutti indossiamo quasi tutti i giorni. E per trattare oggi un capo in maniera sostenibile... Facciamo vedere qui, per esempio, cosa state facendo con il laser. È il trattamento laser, quindi andiamo a creare usura, quindi quell'effetto di used, fatto con una macchina laser. Quindi non si gratta più come una volta e non si producono polveri, no? Esattamente, una volta veniva fatto manualmente con la carta vetrata. E poi andiamo al lavaggio che oggi viene fatto con tecnologie di ultima generazione, come per esempio l'ozono,
lo vediamo qui disciolto in acqua, quindi al posto di utilizzare bleach candeggina, oggi usiamo questo gas in grado di decolorare in modo completamente sostenibile. Quindi non usate più neanche la pietra pomice? Esattamente, quindi anche la pietra pomice, abbiamo studiato un sistema, un cesto abrasivo in grado di fare questo effetto stone wash, ma senza tutti gli svantaggi legati alla pietra pomice. Che produce anche dei fanghi che bisogna smaltire alla fine. Esattamente. No? Ecco, poi ci sono anche altre cose che fate con questi macchinari. Vedete? Grandissimi. Sì, un sistema di nebulizzo e poi la tracciabilità di quello che abbiamo realizzato, importantissima. Ecco, quindi avete un sistema che si chiama esattamente per la tracciabilità? È Metro. Si tratta di un software che abbiamo realizzato noi, collegato ad ogni macchina e in grado di trasmettere in tempo reale tutti i dati dei consumi, quindi per produzione e per ogni singolo capo. Quindi oggi riusciamo anche a sapere quanto consumiamo per un capo, un jeans. Allora, vedete quanto risparmio rispetto a un macchinario, portiamoci qui verso il centro, rispetto a un macchinario normale. Quanta acqua in meno usate? Allora, rispetto al passato usavamo dai 100 ai 150 litri per trattare un singolo capo. Oggi possiamo tranquillamente lavare un bel jeans con 10 litri d'acqua. Ecco, vedete che vantaggi. Però voi, loro erano sostenibili anche quando la sostenibilità non era di moda, a dire la verità. Ma cosa succedeva quando voi chiedevate alle aziende, volete comprare questo macchinario che risparmia acqua? Esattamente, si chiamava efficienza una volta. E per noi è sempre stato importantissimo. Io ricordo circa 15 anni fa, quando ho iniziato la mia carriera lavorativa, e dicevo, le nostre macchine consumano di meno. Ma la risposta era, non mi interessa, io ho il pozzo, l'acqua ce l'ho gratis, e ovviamente, per fortuna, le cose sono mutate. Quindi voi siete arrivati a questo periodo della sostenibilità molto, molto attrezzati, perché eravate preparati da tempo, adesso ve la chiedono la sostenibilità. Sì, molto avvantaggiati. E con voi diventa evidente quanto appunto il digitale possa essere integrato con la sostenibilità, ma di quali competenze avete bisogno in azienda e dove le trovate? Assolutamente. Allora, competenze importantissime e super ricercate sono IT manager, sicuramente sustainability manager e quindi anche persone che hanno conoscenze nel campo del trattamento fatto in modo sicuramente sostenibile. Quindi personale che arriva anche dagli istituti tecnici, dagli ITS, suppongo. Certo. E la sostenibilità è un bellissimo driver per voi, significa anche essere all'avanguardia e poter farvi trovare pronti con una tecnologia già maturata da tempo sul mercato, ma bisogna anche saperla comunicare, no? Perché noi consumatori, come scelte, sono come facciamo. Le aziende hanno imparato a comunicarla, voi li aiutate? E diciamo che i brand la stanno studiando e stanno cercando di capire come comunicarla al meglio al consumatore. E, pensiamo che il consumatore debba essere informato per capire cosa succedeva in passato e tutti i miglioramenti che ci sono oggi. Dei passi li stanno facendo, dei passi sicuramente si devono ancora realizzare. Magari ci sono anche tante brave aziende che sono sostenibili, la sostenibilità al 100% non ce l'ha nessuna ancora, è un divenire, ci si sta tutti allenando in qualunque settore, però magari se la comunicassero meglio anche per noi sarebbe più facile. Beh, complimenti per il vostro lavoro, per essere così avanti, e lavorare in un'azienda come questa sicuramente sarebbe interessante. Grazie. Grazie ad Alice Tonello. Restituisco il microfono e in effetti chiedo di darlo in mano a loro, perché sennò mi si paralizza il braccio, in effetti, quindi se poi Giulia puoi anche stare di là come preferisci. Allora, stiamo adesso a parlare dalle macchine che lavorano, che sono al servizio dell'industria tessile, ai prodotti tessili. L'area che li rappresenta è quella di SMI, Sistema Moda Italia, che è una delle più grandi organizzazioni mondiali industriali del tessile e della moda, e rappresenta un settore che sfiora i 400.000 addetti e 50.000 aziende, pensate che numeri. Ne fa parte Eurojersey e vediamo in collegamento, eccola qua, Elena Petrillo, che è reparto sostenibilità di Eurojersey. La salutiamo con un applauso. Buongiorno. Ragazzi. Buongiorno, buongiorno a tutti qua, ragazzi.
vedete, giovanissima, lei ci parla dalla provincia di Varese e lavora per Eurojersey, appunto nell'ambito della sostenibilità. Eurojersey è un'azienda leader nella produzione dei tessuti in jersey, insomma, quegli abiti che stanno tutti attillati, la moda, beachwear, l'intimo, insomma, le calze, un sacco di cose. Cos'è sto rumore che sentiamo in sottofondo? Non lo so. Allora, tutti questi tessuti, ed è molto avanti a livello appunto di sostenibilità. Vediamo questo video. Grazie, questo è il mondo di Eurojersey e di cui adesso parliamo con Elena Petrillo. Ogni anno Eurojersey, pensate, produce 11 milioni di metri di jersey, tutto made in Italy, in provincia di Varese. Perché la sostenibilità è importante? Perché per la sostenibilità è importante avere un processo verticalizzato, no? Che è quello che avete voi, un controllo diretto sulle varie fasi. Perché? Perché come vedete, per produrre i nostri tessuti serve tanta acqua, serve tanta energia e emettiamo tanta CO2. Quindi un processo verticalizzato come quello che avete visto, nel momento in cui entra il filo, fino a quando stampiamo oppure tingiamo il nostro tessuto, abbiamo la necessità, la responsabilità, come dicevi tu prima bene, di misurare quanto è il nostro impatto. E un processo integrato e verticalizzato ci permette proprio di fare questo. Allora, dovremmo avere anche una fotografia adesso, perché loro hanno cominciato a occuparsi di sostenibilità in maniera seria 15 anni fa, quindi ben prima che fosse una necessità dettata dalla legislazione, no? Con il progetto Sensitivity Ecosystem. Che cos'è, Elena, questo progetto e in pratica di quanto ha ridotto il vostro impatto ambientale? Io spero che riusciate a vedere tutti questa infografica. Che numeri sono questi che vediamo? Allora, noi abbiamo iniziato nel 2007, proprio con questa esigenza, dobbiamo misurarci, perché per noi è il come che è più importante del cosa. Questi numeri ci fanno vedere quanto abbiamo ridotto da CO2, l'energia con anche l'energia rinnovabile direttamente prodotta in azienda e l'acqua. Questo grazie alle tecnologie e alle buone pratiche messe in atto da tutti in azienda tutti i giorni. E abbiamo detto che sostenibilità non è solo ambiente, ma è anche economica e sociale. Ora, Eurojersey è un'azienda forte anche economicamente, ma dal punto di vista sociale, che cosa significa sostenibilità e come la si applica in Eurojersey? È responsabilità. Responsabilità nei confronti delle proprie persone e della comunità di riferimento. Per farvi un esempio, andare sul pratico, una delle ultime nostre iniziative nel campo della sostenibilità sociale è quella con Medici Senza Frontiere. Abbiamo una partnership in occasione dei 50 anni proprio di Medici Senza Frontiere e sosteniamo un progetto di formazione dei medici che si occupano delle aree più sottosviluppate del mondo in Africa, in Sierra Leone nello specifico. Quindi fate diverse attività, oltre a quelle che fate per i vostri dipendenti, naturalmente, perché la prima sostenibilità comincia dalla comunità, no? Dalle persone. Elena, tu hai frequentato il liceo artistico, poi ti sei laureata in management con una specializzazione proprio in aziende vocate alla responsabilità sociale e c'è stata questa scelta di lavorare proprio nell'ambito tessile. Come mai hai scelto questo ambito? In primis perché sentivo il bisogno come persona di avere un lavoro che mi permettesse di avere un impatto positivo, non solo sull'azienda, ma anche sul pianeta e le persone. Il settore tessile è un settore con grande opportunità. Uno, come dicevi prima, perché impatta.
ma perché ha grandi potenzialità in questo senso e quindi il settore tessile, sia anche per cultura e territorio, l'ho trovato assolutamente l'ideale per lavorare ed Eurojersey mi dà questa grande opportunità. Grazie Elena, Elena Petrini, grazie in collegamento da Varese, grazie mille. Come avete visto, si può essere protagonisti del cambiamento proprio scegliendo anche questo ambito di attività, proprio modificando, contribuendo con la vostra intelligenza, con la vostra creatività, con le vostre idee, con il vostro lavoro a cambiare un sistema che ha bisogno appunto di rinnovarsi, che lo sta già facendo ma ha ancora della strada da fare. Adesso passiamo a parlare di Asso Calzaturifici, che rappresenta 600.000 imprese industriali, l'eccellenza della produzione delle calzature italiane famose in tutto il mondo, dove esporta, pensate, l'85% della produzione. In questo settore in Italia lavorano 77.000 persone e fattura oltre 14 miliardi di euro l'anno. Avete presente, no, che cosa sono le scarpe italiane nel mondo? Sono un vanto, i nostri marchi hanno fatto la storia della calzatura nel mondo. Ad affiancare alcune imprese di questo ambito e della moda anche in generale, per rendere i loro prodotti tracciabili e trasparenti, c'è un'azienda che si chiama DID Factory e noi adesso vediamo in questo breve video che cosa fanno. Se sapete l'inglese, e lo sapete, via col video. Fashion. Are you sure your global supply chain is as transparent as you think? Today you can find two worlds, one with tons of confusing data and the other with a perfect clarity. The ID Factory is a traceability supply chain platform designed by fashion industry experts to unlock the change. We help managers and brands to map, measure, and thrive in the sustainable future through three pillars. Traceability, enabled by digital twins of processes and products. Transparency, through supply chain data harvesting within one single platform. Efficiency, with up to 10% savings thanks to the accuracy of consistent information. Finally, fashion brands have the all-in-one tool they need to improve procurement, manufacturing, quality control, and sustainability. And tell the real supply chain story based on real-time data. Enrico Purgato, direttore generale di DID Factory. Avete capito tutti, vero? Ragazzi, avete capito tutti? Speriamo di sì. Allora, adesso lo spieghiamo un po' meglio nei dettagli. Oggi mi è stata chiesta una cosa molto difficile, cioè spiegare cosa in un minuto cosa facciamo. Di solito ci mettiamo un'ora e mezza, due ore. Ma anche questa è sostenibilità. Allora, come avviene questa esigenza? Cioè, c'è l'esigenza ovviamente di misurare e tracciare, altrimenti la sostenibilità è una parola vuota, spesso è greenwashing, no? Una bella verniciatina, facciamo finta che siamo verdi e ormai avete anche tutti gli strumenti per poter riconoscere il greenwashing. Ma come si fa? Come si fa a capire se un prodotto ha questa identità digitale? Come la create in breve? Allora, ciao a tutti. Innanzitutto diciamo cos'è un'identità digitale di un prodotto, o in inglese digital ID. Allora, è la carta d'identità di quel prodotto, che avviene grazie alla tecnologia digitale, perché non è possibile vendere un prodotto, ad esempio un paio di scarpe, con di fianco un libro che racconta tutta la storia di quel prodotto. Quindi viene applicato un tag, che sia una borsa, un capo d'abbigliamento, un paio di scarpe, e dentro questo tag è possibile inserire tutta una serie di informazioni. Noi come lo facciamo? Noi lavoriamo con i marchi del fashion, ad oggi circa una quindicina, e con le loro supply chain. Quindi circa 500 aziende, mi pare. Quindi circa 500 aziende tra produttore di prodotto finito e produttore di materiali e componenti. Noi tramite un sistema, tramite una piattaforma digitale, andiamo a tracciare tutti gli ordini, i flussi di ordini e anche fisicamente i materiali e le componenti, che poi vengono, ad esempio in caso di scarpe, arrivano già tracciati in un calzaturificio e quindi poi quando vengono tagliati e assemblati per produrre il prodotto finito, digitalmente riusciamo a collegare queste informazioni
in un tag e così si ha la possibilità di mettere insieme tutte queste informazioni e convogliarle verso il prodotto finito. Quindi, per esempio, per la pelle dei calzaturifici voi create un QR code per quella partita che proviene da quel posto, che è stata spedita in quel momento, e poi c'è tutto questo cloud che raccoglie queste informazioni. Ad esempio, come dicevi giustamente tu, nel caso dei pellami, ad esempio, c'è la conceria che prima di spedire i pellami applica un codice univoco che è fornito da noi, assegna delle informazioni, quindi ogni pelle viaggia con la sua carta d'identità e poi quando vengono prodotte ad esempio le scarpe viene assegnata l'informazione che quel lotto di paio di scarpe, quel lotto di produzione di calzature è fatto con questa pelle, con questa suola, con questo tessuto, e quindi portandosi dietro le informazioni specifiche di ciascuna componente. L'importante sarebbe poi che queste informazioni, cioè di dove è stata conciata la pelle, quanto è stata pagata la persona, magari che in quell'azienda, no, secondo le regole, eccetera, se ci sono stati dei processi regolari di concia, eccetera, arrivassero al consumatore finale. E come succede questo? Sì, hai detto due cose molto importanti. Allora, tramite la nostra metodologia, il nostro sistema, che parliamo di digitale, ma in realtà è molto scalabile, perché noi ci troviamo aziende super mega tecnologiche, dove potresti, per dire, anche mangiare per terra, pulitissime, eccetera, come aziende in paesi in cui ogni 20 minuti va via la corrente. Però il nostro sistema è molto semplice perché consente, è molto scalabile, quindi di arrivare comunque al risultato finale. Noi quindi diamo al marchio la possibilità di monitorare e di avere e di raccogliere lungo il processo tutte queste informazioni. Poi è una scelta del marchio se e come condividerle e metterle a disposizione del consumatore finale. Però è molto semplice, quindi se il marchio vuole può dare la possibilità al consumatore finale con una semplice app di scannerizzare il tag che c'è sul prodotto e conoscerne la storia e in 30 secondi vedere possibilmente tutte le informazioni che il marchio vuole condividere. Penso che ci siano già delle aziende che ci stanno lavorando, altrimenti questo lavoro di tracciabilità sarebbe un peccato non fosse comunicato, no, al cliente finale. Ci state lavorando anche voi per questo, per comunicarlo al cliente finale con qualche azienda? Noi diamo tutto il necessario. Poi è chiaro che è una scelta, perché molto spesso è una scelta di marketing commerciale che fa il marchio. Come comunicare questa cosa, queste informazioni verso l'utente finale. Ecco, e chiaramente, scusa, aggiungo una brevissima cosa, sostenibilità vuol dire tante cose, quindi il tipo di informazioni che possono essere tracciate riguardano anche la sostenibilità ambientale, quindi ad esempio quanta acqua, quanta energia rinnovabile è stata utilizzata per produrre quel materiale o quel prodotto, ma anche la sostenibilità sociale. Sociale, che è importante, quella che dicevamo prima, no? Cioè la dignità anche dei lavoratori che lavorano in questa filiera. Un'ultima cosa, credo sia un settore in enorme crescita questo, di che professionalità avete bisogno? Che cosa vorresti dire ai ragazzi che stanno cercando una loro strada magari nell'ambito della moda? Allora, la nostra azienda è giovane, noi siamo nati nel 2015 ed abbiamo anche un team molto giovane. È un'azienda di servizi e quindi con una forte componente digitale. Attualmente noi siamo un organico di 15 persone, ma prevediamo da qui a 3-4 anni di essere almeno il doppio. Negli ultimi 12 mesi, in piena pandemia, siamo passati da 12 a 15 persone e anche quest'anno registreremo un incremento del più 40%. Sì, siamo in forte crescita a livello di competenze e di figure che cerchiamo. È scontato, ma l'inglese deve essere quasi come l'italiano per noi, nel senso che lavoriamo a 80% con l'estero. E poi chiaramente abbiamo dei profili tecnici, quindi a livello IT di programmazione, che chiaramente devono avere un background di tipo IT, mentre per quanto riguarda gli altri ruoli non cerchiamo delle figure con un percorso formativo specifico, ma più che altro guardiamo al mindset, all'approccio che ha la persona. Noi cerchiamo persone con mentalità aperta,
che ha e che condividano i valori della nostra azienda, quindi che siano sensibili alla sostenibilità in tutte le sue tre accezioni e che siano persone vogliose di crescere, di imparare e che ci portino delle novità e della freschezza, perché noi siamo un cantiere aperto, siamo stati dei pionieri in questo e vogliamo continuare ad esserlo. Quindi questa freschezza, noi non vogliamo chi vuole rimanere per 10 anni nel suo orticello, ma ne vogliamo mente aperta, freschezza e innovazione. Grazie mille di questo messaggio, Enrico Purgato. Quindi avete capito che sono importanti le skills tanto quanto le soft skills, come si dice, no? Ecco, tutta quella parte di curiosità, di capacità di creare un valore aggiunto che oltre le proprie competenze tecniche. E adesso stiamo per parlare di un altro ambito interessante, tornando ai macchinari, ed è quello di Assomac, che è l'associazione che rappresenta i costruttori italiani di macchine per calzature, pelletterie e concerie, che nel mondo assommano la metà del valore totale mondiale dell'interscambio in questo settore. Pensate che importanza abbiamo, no? Questo Made in Italy non è solo bello e ben fatto, per fare il ben fatto ci vogliono anche i macchinari, oltre che l'artigianalità, la capacità delle persone che ci lavorano. In questo settore si esporta oltre il 70% delle produzioni in più di 100 paesi al mondo, e abbiamo in collegamento con noi Irene Bianchi, in collegamento da Vigevano, Sales Manager di Gusby. Benvenuta Irene. E benvenuta. Abbiamo, come vedete, un po' in collegamento, un po' in diretta, perché la situazione è quella che è. Allora presento l'azienda. Da ben 75 anni l'azienda di Irene Bianchi opera nel settore calzaturiero ed è specializzata nella produzione di impianti chiavi in mano per suole e calzature in poliuretano di qualsiasi genere, dagli sneakers agli stivali. Allora Irene, noi abbiamo un video della vostra azienda e vorrei che tu ne commentassi i passaggi. Se possiamo mandare questo video, adesso vedete un po' come si fanno le suole in poliuretano, perché si parte da quella in molti casi per una scarpa. Ecco questo Irene. È un nostro impianto per lo stampaggio di suole in poliuretano. Noi siamo costruttori di questi impianti e questo è un nostro cliente in Qatar che produce scarpe di sicurezza. Parlando di sostenibilità, che è un tema centrale di oggi, anche noi siamo sensibili all'argomento, perché nel processo produttivo di una suola vengono utilizzate delle sostanze chimiche. In questo caso, ad esempio, vedete qua c'è il lavaggio della testa, che ai tempi veniva utilizzato il cloruro, che era molto nocivo anche nell'ambiente di lavoro. Noi l'abbiamo completamente eliminato e stiamo utilizzando dell'acqua. Stessa cosa anche nella distribuzione del distaccante. Ci siamo accorti che utilizzando dei robot, come nel video in questo caso, vengono a diminuire le quantità delle sostanze chimiche. Se prima con un robot riusciamo anche a ridurre di 10-15 volte rispetto alla distribuzione da parte di una persona. Quindi dobbiamo considerare che c'è un miglioramento sia a livello di ambiente lavorativo ma anche di ambiente esterno. Si è fermato il video? Possiamo andare avanti? Sì, è giusto. Ah, si fermava qui. Non mi ricordo. Era brevissimo. Era breve. Allora, devo stare nel minuto. Sì, brava, hai ragione. E siete stati molto diligenti. Allora, quello che possiamo anche aggiungere, intanto avete visto come la digitalizzazione, questa robotizzazione, intanto aiuti la sostenibilità, no? Sia di supporto, perché si consuma meno distaccante, molto meno. Ma le vostre macchine favoriscono anche il recupero di materiali di risulta, no? Mi pare. Cioè, voi siete anche nell'ambito dell'economia circolare, in un certo senso. In che modo esattamente? Esatto. Allora, noi supportiamo i nostri clienti ad avere un'economia circolare, ossia a prevenire la produzione di rifiuti e quindi di massimizzare il recupero. I nostri clienti sono i grandi brand di calzature, Stati Uniti, eccetera, e li aiutiamo grazie alla nostra tecnologia a mescolare insieme al poliuretano del prodotto riciclato. In questo caso il prodotto riciclato sarebbero le suole e le tomaie difettose che vengono trasformate in granuli e mescolate insieme al poliuretano. Quindi si crea una suola, si produce una suola con un 30% di materiale riciclato.
non si può andare oltre semplicemente perché bisogna garantire le stesse performance di una suola normale, certo. Quindi dalla leggerezza al comfort all'impermeabilità. Però insomma un 30% di materiale recuperato è già qualcosa. Resta il fatto che però se proprio vogliamo fare gli avvocati del diavolo, il poliuretano è una plastica molto resistente e che è una probabilmente la più difficile da distruggere, no? Si sta lavorando anche a delle alternative ecosostenibili, più ecosostenibili? Assolutamente sì, i grandi brand produttori di calzatura sta chiedendo alle aziende chimiche di trovare soluzioni alternative al poliuretano e da qualche anno stanno presentando un poliuretano che deriva da materie prime rinnovabili, quindi dal mais allo zucchero e l'olio di ricino. Quindi se andiamo a considerare che c'è una suola in cui la componente è il 30% di materiale riciclato e l'altro 70% di poliuretano che deriva da fonti rinnovabili, direi che stiamo facendo passi in avanti. Molto, passi da gigante direi proprio. È estremamente interessante perché non, io stessa non immaginavo che ci fosse questo tipo di evoluzione per quanto riguarda la suola oppure non so, gli stivali da pioggia fatti in materiali che non si sciogliessero comunque sotto l'acqua e fossero comunque resistenti e fossero biodegradabili. Allora, ci sono tecnologie che stanno avanzando. Quello che mi domando è, ho visto che i macchinari sono imponenti, voi che tipo di professionalità cercate? E proprio per essere precisi, siccome so che ai ragazzi interessa anche quanto si guadagna andando a lavorare, magari dopo avendo fatto un istituto tecnico, no? O avendo una specializzazione tecnica, se vogliamo proprio andare più in profondità, possiamo aggiungere anche questo, un'idea di questo? E te lo dico subito e sono preparata. Allora, dobbiamo considerare che gli impianti che avete visto oggi sono stati installati in tre continenti diversi, uno in Qatar, uno negli Stati Uniti e uno in Polonia. Cosa significa? Che noi esportiamo al 99%. E cosa abbiamo bisogno? Abbiamo persone di figure che hanno la possibilità di viaggiare, di montare le nostre macchine, perché essendo grandi impianti, come avete visto, non è come un tavolo dell'IKEA che viene spedito e uno se lo monta da sola. Assolutamente ci devono essere delle squadre, dei nostri tecnici dipendenti che vanno a montare le macchine per 2 settimane. Di solito, essendo un'azienda metalmeccanica, noi abbiamo bisogno di meccanici, elettronici ed elettrici, elettricisti. E di solito lo stipendio di una persona che non viaggia si parla dai 1.400 ai 1.600 euro a seconda della, diciamo, del livello della professione. Ovviamente quando si viaggia lo stipendio cambia fino ad arrivare anche ai 3.000-3.500 euro al mese. Tutto dipende da quanto uno viaggia ed è disposto a viaggiare. Però vi garantisco che la famiglia si può sempre fare, nel senso che è tempistiche si parla di massimo 2 settimane al mese. Molto interessante. Grazie a Irene Bianchi di Gusby in collegamento da Vigevano. E in bocca al lupo per la vostra attività. Tra l'altro viaggiare, quando si è appena usciti da un istituto tecnico in questo caso, insomma, è poter anche apprendere un sacco di cose, oltre che magari imparare una lingua, venire in contatto con culture diverse, insomma, finché si è giovanissimi si può senz'altro fare e mettere da parte un bel po' di soldini, da quanto abbiamo capito. Un altro ambito molto interessante dove potreste pensare di implementare le vostre conoscenze o studiare, insomma, qualche cosa, è quello dell'occhialeria. In Italia, ovviamente, siamo al top. ANFAO è l'Associazione Nazionale dei Fabbricanti di Articoli Ottici, e forse non sapete che l'Italia è il primo produttore ed esportatore al mondo di occhiali da sole e montature nella fascia alta di prodotto. Esportiamo 9 occhiali su 10. Tra le aziende leader mondiali del settore c'è Marcolin. Vediamo il video. We'll be right back.
Simone Longo, vieni anche tu, eccoci qua con il responsabile dell'area prototipi di Marcolin. Allora, vedete, abbiamo tutti i ragazzi giovanissimi che lavorano in questi ambiti della sostenibilità e della tecnologia per il sistema della moda italiano. Qua siamo negli accessori di alta gamma. Allora, lui è responsabile dell'area prototipi di Marcolin, azienda che disegna e produce e distribuisce occhiali da vista e da sole per i più importanti brand del mondo, quartier generale a Longarone, conta 1700 dipendenti nel mondo. Ho fatto i compiti, esatto, Simone. Esatto, ecco. Bravo. Allora, Simone ha 33 anni e lavora in Marcolin da quando ne aveva 23. È diplomato perito meccanico e allora la prima cosa che mi viene da chiederti è questa, cioè un ragazzo che lavora all'ITS, cioè che studia l'ITS, all'ITIS scusami, può aspirare a un ruolo manageriale, tu sei già responsabile dell'area prototipi, no? E che caratteristiche bisogna avere secondo te? Ma sicuramente tanta determinazione, avere le idee ben convinte di quello che si vuole fare e soprattutto crearsi continui stimoli, obiettivi giorno per giorno, non aspettare che sia l'azienda a crearveli. Ah, scusi. Non aspettare che sia l'azienda, ma porseli da soli, essere sempre un passo avanti alle richieste che vengono fatte. Questo aiuta anche a fare passo passo comunque sempre un miglioramento nella propria esperienza lavorativa e anche a concretizzare poi i vari step, vari passaggi. Quindi essere curiosi, propositivi, esatto, entusiasti della propria attività e di questo settore lui è senz'altro innamorato. Che cosa si fa nella prototipia degli occhiali esattamente? Allora, la prototipia è un reparto un po' speciale. Immaginatelo come una piccola azienda dentro l'azienda, quindi un reparto completamente autonomo, non isolato dal resto dell'azienda, però un reparto che riceve il disegno di un designer, che può essere anche uno schizzo, un'idea, lo studia, insieme al designer c'è comunque sempre una collaborazione forte e trova tutte le soluzioni per portare in realtà quello che il designer pensa o vorrei ricevere. Praticamente siete la mano della mente, no? La mente, il designer, e poi concretizzate i sogni, esatto. Dovremmo avere delle foto, perché da queste foto capiamo meglio che cosa si può fare con il digitale nell'ambito dell'occhialeria. Qui vedete un paio di occhiali molto particolari. Spiegaci come sono stati realizzati, Simone. Allora, in questo caso direttamente Adidas ci ha chiesto di fare un concept nuovo e in questo caso ci ha dato una scarpa. Quindi noi in prototipia... Cioè vi ha dato una scarpa dalla quale prendere ispirazione? Ce la siamo siamo andati a comprarla, proprio per vederla anche dal vivo, perché poi in realtà bisogna anche toccare le cose, no? E ci è venuto in mente di buttare giù questa idea nuova, nata completamente in prototipia. Cioè di riprodurre il motivo della suola nello scalo. Esatto, la suola in questo caso era un reticolato, un tubolare, che era anche strutturale. Quindi portare questa tecnologia su una cosa che si indossa e che comunque deve essere bella e deve risolvere anche i problemi produttivi, non era una cosa scontata. E con cosa l'avete realizzato questo modello? Abbiamo anche altre foto? Allora, in questo caso, in prototipia abbiamo le stampanti di ultima generazione, quindi... Quindi con la stampante 3D? Sì, esatto. E è stato fatto in produzione anche così, perché ovviamente uno stampo non si può fare, perché ci sarebbero troppi sottosquadra. Ci sono troppe particolarità che solo in questo caso con le nuove tecnologie si riesce a portare a termine. E tra l'altro la stampa 3D è anche molto collegata alla sostenibilità, suppongo, perché certo, il disegno è questo, te lo riproduce e suppongo non ci siano sprechi. Esattamente. Intanto il 3D diciamo che è un po' il cuore di tutto lo sviluppo del prototipo, no? E, il 3D ci dà... ci fa fare notevoli passi avanti anche a livello di sostenibilità, proprio perché si riesce a vedere nel dettaglio quello che può essere il prototipo fisico, quindi si riescono ad anticipare numerosi problemi o anche cambiamenti estetici. È molto, molto accattivante ovviamente questo tipo di tecnologia per questi accessori e per tanti altri, anche l'oro, so che ci sono le stampanti 3D addirittura che fanno gioielli. Allora, da voi... Come si viene a lavorare? Che specializzazione bisogna avere? Dove andate a pescare i talenti? Allora, prima di tutto bisogna essere giovani volenterosi, con la voglia di cambiare, di mettersi sempre in discussione. La parola è sempre stato fatto così, la frase tipica, non bisogna mai dirla in questi ambienti, se si vuole essere sempre un passo avanti con la tecnologia.
È un reparto versatile, quindi noi all'interno abbiamo numerose figure. Abbiamo dal ragazzo che esce dalle scuole professionali, che si occupa più della parte di manuale, di creazione del prototipo, oppure ragazzi che vengono fuori da istituti tecnici o laureati, insomma. O anche da Certottica, penso, no? Sì, quello che accomuna molti di loro è che dopo la scuola hanno deciso di specializzarsi nel settore dell'occhiale. Noi abbiamo la Certottica, che è appunto un istituto di certificazione degli occhiali, sì, e avvicina i ragazzi alle aziende creandogli quella preparazione, diciamo, specifica, esatto, molto, molto interessante, molto utile per, ecco, i ragazzi. Quindi tenete conto anche di questo. Grazie mille a Simone Longo di Marcolin, grazie. E da accessori abbiamo parlato di gioielli e parliamo di Federografi. Rappresenta più di 500 aziende industriali italiane del settore, che operano soprattutto in 5 centri produttivi, che sono Vicenza, Arezzo, Valenza, Napoli e anche Milano, credo. Ed è stata anche la prima associazione italiana ad aderire al Responsible Jewelry Council. Oggi con noi abbiamo la vicepresidente di Federografi, Alessia Crivelli. E con Alessia Crivelli vediamo insieme un video, mandatelo, perché lei ha deciso molto intelligentemente di non parlare della sua azienda che ce l'ha, ma di questa azienda. Che cosa ha di speciale questa azienda? Hai il microfono? Eccolo qua. Come vedete è un'azienda che si presenta in maniera green, no? Esatto. Di dov'è? Allora, questa azienda è di Valenza. Allora, io ho voluto portare loro perché, oltre ad essere cari amici, volevo un po' distruggere questo stereotipo delle aziende che lavorano in fabbriche chiuse al buio. No, è diverso. Allora, questa azienda fa della persona e dell'ambiente, quindi del territorio, della zona. Dovete sapere che Valenza è un po' la città dell'oro, nel senso che è quella che più verticalmente lavora in questo settore. Loro hanno costruito questa un'azienda familiare, nonostante adesso conti più di 63 dipendenti, di cui il buon 80% sotto l'under 30, quindi sono molto propensi anche ai ragazzi. Hanno creato questa sede perché volevano avere l'impatto minore sull'ambiente. Il nostro è un territorio vicino al Monferrato, vicino a zone molto belle, e volevano creare un ambiente che fosse, oltre che all'impatto ambientale zero, ma fosse bello per le persone che ci lavorano dentro, perché per loro era importante quello. Beh, dove si crea bellezza è bello che si possa, esatto, essere circondati da bellezza, perché questo io penso che contribuisca. Spostiamoci qui più al centro, Alessia, e parliamo anche di processi di produzione, perché ovviamente l'ambiente è importante, importantissimo anche per il benessere dei dipendenti, e qui ci sono, no, anche altre particolarità, penso si lavora anche con la cromoterapia, mi pare, no? Con molta luce naturale. Esatto, e soprattutto luce naturale, perché è pieno di vetrate. Ecco, e però sostenibilità, come abbiamo detto, significa processi e significa sostenibilità economica e anche sociale. Ecco, nel vostro ambito abbiamo parlato poco fa del fatto che Federografi aderisce al Responsible Jewelry Council. Questo che cosa significa? Che cosa mi dice di un gioiello, di una pietra? Allora, io lo traduco come valore di filiera, nel senso che il nostro è un settore che lavora in più comparti e con più attori. Abbiamo pensato che la cosa migliore fosse quella di essere tracciabili, di essere trasparenti e di essere assolutamente predisposti a tutto quello che è il valore umano e il valore dei prodotti che facciamo, e soprattutto che fosse rintracciabile da tutte le persone che lo acquistano. Quindi siamo messi dalla parte del cliente finale e abbiamo fatto in modo che non soltanto la filiera fosse riconosciuta con delle certificazioni sia per la sostenibilità ambientale che per quella sociale, ma che il cliente finale potesse avere fra le mani una certificazione che traccia tutto il viaggio dell'oro, tutto il viaggio delle pietre, per evitare di avere pietre che arrivino da zone di conflitto, da zone in cui le persone vengono sfruttate per l'estrazione e dare dei circoli strani. Quindi è tutto alla luce del sole. E la cosa bella è che la maggior parte dei grandi brand con cui comunque le reti e le aziende come questa, che è di servizi, quindi manufatturiera per conto terzi, lavorano, richiedono le certificazioni. Quindi, questo è un elemento importante. Molto. Allora, è chiaro che l'ambito orafo, l'ambito della gioielleria, è un ambito dove la manualità conta moltissimo. Non per nulla lei si è data molto da fare per creare la fondazione Mani Intelligenti, perché ha detto qua
in 5 anni ci sparisce il 40% del personale e con cosa, con chi lo sostituiamo, come facciamo? Ecco, artigianalità, ma penso anche per il futuro digitalizzazione. Insomma, come si conciliano questi due aspetti nel vostro mondo e che professionalità cercate oggi come oggi? Allora, la digitalizzazione, ci sono aziende che sono 4.0 nella digitalizzazione nel nostro mondo, sono avantissimo. È vero che noi abbiamo una forte componente manufatturiera, ma abbiamo anche dei processi che sono stati digitalizzati e noi abbiamo la stampante 3D. Abbiamo dei macchinari che sono molto tecnici da usare, che servono per la produzione in numero, quindi ci sono le figure che noi cerchiamo in questo momento, oltre ad avere delle figure che vogliono imparare il mestiere, perché il nostro mestiere, che comunque ha mille sfaccettature, ma è molto interessante. E vogliamo persone che abbiano, cerchiamo persone che abbiano una buona capacità di comunicazione anche, perché questa è un'altra parte importante nel nostro mestiere, perché noi raccontiamo con i nostri oggetti, ma difficilmente raccontiamo la nostra filiera, quindi non si sa bene come viene lavorato ed è molto interessante. C'è una grande parte di ricerca e sviluppo, perché comunque ci teniamo avanti coi tempi, e abbiamo una grandissima tradizione, quindi fondamentalmente sono sia figure tecniche che figure che lavorano con le mani, ma che abbiano la propensione a portare avanti un mestiere. Certo. Grazie mille ad Alessia Crivelli di Federorafi. Ha detto bene, perché serve anche gente che sappia comunicare. Penso anche ai social media manager delle aziende, che abbiano l'abilità di creare una community, di tenerla legata al brand, di comunicare i valori del brand. Sono tutte cose che sono importantissime anche e soprattutto nella moda, e ci sono molti modi per specializzarsi in questo, si può fare veramente la differenza in questo settore. Allora, abbiamo parlato di processi etici e sicuramente l'eticità tocca in particolare un ambito, che è quello della pellicceria, e l'AIP è l'Associazione Italiana Pellicceria ed è l'unico interlocutore ufficiale per l'ambito pellicceria in Italia. Aderisce alla Federazione Internazionale della Pellicceria, di cui è socio fondatore con sede a Londra, e si cura di un aspetto determinante che è proprio la tracciabilità delle pellicce. Vediamo il video e poi parliamo di un'azienda che è in questo ambito. Ecco, comunque questi sono appunto dei capi, e fra un po' vedrete un'app che attraverso un QR code riesce, eccola qua, vedete, questo è il marchio Furmark, e si riesce a tracciare proprio la provenienza delle pelli. Ma di questo ci parla molto più approfonditamente Tommaso Guida di numero 8. Non abbiamo Tommaso Guida in collegamento, però chi abbiamo? Mi senti? Non so. Io se... sento. Ok. Chiara, sei tu? Sì, buonasera. Ecco, allora parliamo con Chiara. Mi pareva che non fossi Tommaso. Allora, Chiara di cognome? Marinza. Bene. E allora, l'azienda è stata fondata nel 2014 da due fratelli, da Tommaso Guida e Giorgio, esatto. Ed è diventata sinonimo di una rivoluzione nella percezione del capo della pelliccia. Allora, la pelliccia da una parte è riciclabile, per definizione, no? Ecco, più di una pelliccia finta, però è anche vero che c'è un aspetto etico che è molto importante. Ecco, che cosa ci dicono queste certificazioni Welfur, Furmark, che sono molto importanti nel settore per la sostenibilità? Allora, ad oggi l'industria della pelliceria è sempre stata orgogliosa di fornire un materiale duraturo, sostenibile e riciclabile. Come dichiarato recentemente dall'International Fur Federation, le cosiddette ecopellicce sono in realtà molto più dannose per l'ambiente rispetto alle pelli naturali, poiché vengono prodotte con basi chimiche responsabili del gravissimo inquinamento dei nostri oceani. Dal 2020 in Italia c'è un decreto legge voluto dall'Europa che impone infatti l'uso del termine di cuoio, pelle e pelliccia solo per le materie prime naturali, non più quindi per ecopelle, ecopelliccia, fake fur e pelle vegana. Essere sostenibili significa dunque essere più informati e consapevoli di quale sia il danno più importante per l'ambiente, certificando la tracciabilità delle pelli. Oggi l'industria fa un passo avanti proprio con il programma del Furmark, che è un programma di certificazione globale che certifica la pelliccia naturale attraverso una catena di approvvigionamento, quindi dall'allevamento al consumatore finale.
Da questo ci sono le varie certificazioni che, se non si ottengono per un determinato standard richiesto, non si hanno queste etichette, quindi non c'è un QR code. Infatti questo marchio fornisce qualità, garanzia e fiducia. Ovviamente è sempre una scelta legata alla sensibilità personale, all'acquisto o meno, certo, di una pelliccia, però che cosa ci dice la filiera italiana del settore rispetto a questo? Allora, la filiera italiana si contraddistingue sicuramente per la qualità dei materiali e la certificazione richiesta. Ci assicuriamo pertanto di selezionare le pelli in regioni dove sono in atto certificazioni e regolamentazioni per il benessere degli animali. Noi di numero 8 partecipiamo alle più importanti aste di pelle, come Saga Fur o Copenhagen Fur, dalle quali selezioniamo tutte le nostre materie prime. La concia e la tintura delle pelli sono processate qui in Italia, seguendo specifiche direttive contro l'uso di sostanze nocive per la pelle. Infine, tutto il processo di taglio e assemblaggio delle pelli è curato dai nostri artigiani e sarti in Italia, che confezionano con maestria tutti i nostri prodotti. Allora Chiara, dovremmo avere anche delle foto di vostri capi. Una, sì, cosa importante è nell'ambito delle pellicce l'upcycling, no? La possibilità di, certo, riutilizzare vecchi capi e rimetterli a modello. Ecco, che spazio ha nella vostra azienda questo tipo di approccio? Allora, sotto questo punto di vista abbiamo creato una nostra capsule che si chiama Revintage, che permette di indossare nuovi capi, però da pellicce che sono nel nostro armadio, come le pellicce della nonna, insomma. Dalla fodera al cartellino tutto è riciclato e fatto di materiale naturale. La pelliccia è un prodotto ecosostenibile fornito dalla natura e per questo motivo può essere facilmente smaltito e considerato un bene durevole. Ed è un materiale prezioso che può essere rigenerato e potrà continuare la propria vita sempre, dopo 10 anni, 20 anni, 30 anni, quindi non ci sono ulteriori sprechi. Ecco, questa è una sottolineatura importante. Sì. Grazie Chiara, che ci parla da... Napoli. Da Napoli, ecco, benissimo, grazie mille. E continuiamo con gli altri due ambiti, prima di arrivare alla sfilata, in ambito upcycling anche quella. Parliamo di pelletterie, scarpe, abbigliamento, accessori, arredo, interni auto. Gli impieghi della pelle sono vastissimi. La sua sostenibilità è data in primis dal fatto che rientra nell'economia circolare. Finché si mangerà carne ci saranno pelli, quindi sicuramente è un prodotto che rientra nell'economia circolare. Asso Pellettiere, l'Associazione Italiana Pellettieri, rappresenta le imprese della pelletteria, 9 miliardi di euro, brand del lusso e piccole e medie imprese altamente qualificate. Tra le imprese aderenti c'è anche Brix. E vediamo un estratto del video. Ok, non abbiamo l'audio, quindi Carlo Briccola, benvenuto. Peccato, c'era una bella musica classica in sottofondo a quest'audio, no? Non si sente, non si sente. Comunque qui ci sono 5 step. Ecco, il microfono almeno si dovrebbe sentire tranquillamente. Allora, intanto io presento Carlo Briccola, che è responsabile della produzione di Brix e rappresenta la terza generazione dell'azienda che a Dolgiate Comasco produce valigerie di alta gamma, borse, zaini, che trasmette il messaggio del bello e ben fatto italiano che vediamo qui dietro, del lusso accessibile. Carlo è uno dei 6 fratelli eredi dell'attività fondata dal nonno. Allora, un elemento importante per la sostenibilità, Carlo, è la durabilità. Cosa rende le vostre valigie, le vostre borse durature nel tempo? Beh, la durabilità è molto importante. Noi cerchiamo di fare dei prodotti durevoli nel tempo. Innanzitutto è importantissimo la ricerca e sviluppo, l'industrializzazione. Noi cerchiamo di studiare i giusti componenti nei nostri prodotti per fare in modo che durino nel tempo. Cerchiamo di studiare la rotella con la gomma fatta in un certo modo per resistere a qualsiasi tipo di terreno. Cerchiamo di studiare il traino. Un altro elemento importantissimo sono le materie prime. Cerchiamo di recuperare materie prime di ottima qualità per fare in modo che durino nel tempo. Un nylon balistico resistente, policarbonato, che si piega e non si rompe. Un altro elemento importante è il servizio post vendita. Brix da oltre 50 anni offre servizio post vendita ai suoi clienti, quindi se il cliente gli si rompe la rotella sempre o il sistema di traino, può andare nei nostri negozi e noi la ripariamo. Oppure se il cliente abita magari
in posti del mondo un po' più sperduti ci può chiedere e noi spediamo la rotella e serviamo questo servizio di self-service, passatemi il termine, così il cliente può dar maggiore vita al suo prodotto. Ecco, questo è importantissimo perché quando compri una bella cosa e ci tieni ed è fatta con materiali di qualità, è anche un peccato, uno ci si affeziona alla propria borsa, alla propria valigia, ma spesso il destino è quello di buttarla perché non si riesce a trovare un accessorio che possa sostituire quello che si è rotto. Beh, questa è già sostenibilità. Quali altri passi avete fatto in questo settore? E poi vi chiedo anche, visto che vedo tutta questa manualità, cosa significa digitalizzazione per voi? Beh, intanto sostenibilità, come dicevamo prima, è un argomento molto, molto, molto vario, diciamo. Si parla di sostenibilità economica, si parla di sostenibilità sociale, sostenibilità ambientale. Brix, a partire da mio nonno, il fondatore, già negli anni 60, aveva a cuore questo tema, anche se indirettamente, perché lui ha sempre tenuto, anche adesso Brix lo fa, l'uomo, il lavoratore, al centro di tutto. Quindi lui aveva a cuore tutti i suoi dipendenti e possiamo dire che già faceva una sostenibilità sociale. Adesso Brix cerca di... intanto noi utilizziamo la pelle, che come detto prima è uno degli materiali più sostenibili perché è un elemento, è un prodotto di scarto dell'industria alimentare che viene tramite la concia nobilitato e noi gli diamo ulteriore vita, quindi diamo vita ancora a un elemento di scarto. Poi adesso stiamo cercando di fare abbiamo attuato una politica di riduzione di tutti gli imballi, packaging, cerchiamo di spedire i nostri prodotti a matrioska, quindi cercando di ridurre anche i volumi e tutto quello che ne consegue, per esempio. Ecco, un'ultima cosa rapidamente, perché siamo in chiusura, voi producete anche una quota per il mercato del lusso per marchi come Porsche, mi viene in mente, ecco, le aziende internazionali chiedono di rispondere a certi standard, anche questa è una garanzia di sostenibilità, no? Tutti questi grandi marchi sono molto esigenti e fanno bene, d'altronde. Noi, tramite, per loro, loro ci chiedono di essere molto, molto sostenibili, quindi vengono in casa nostra e ci dicono, ci fanno le pulci, ci chiedono come stanno i nostri dipendenti, vogliono sapere i salari, vogliono conoscere il benessere del nostro lavoratore. E proprio recentemente abbiamo avuto un audit da un grande marchio e a fine giornata ci hanno fatto i complimenti, è stata una bellissima soddisfazione. Bene. Quindi vuol dire che siamo pronti a collaborare. Sì, esatto. Benissimo, grazie a Carlo Briccola di Brix. Si chiamano audit questi che fanno nelle aziende, sono molto, molto precisi perché insomma bisogna saper rispondere a certi standard perché poi loro devono rispondere ai consumatori, no? Quando gli fanno le pulci ai consumatori sono sempre più informati. Ultimo passaggio di oggi è con UNICE, l'Unione Nazionale dell'Industria Conciaria, che è la più importante associazione mondiale degli industriali conciari, impiega più di 17.000 persone in oltre 1.200 aziende e fattura, pensate, 5 miliardi di euro ed è la prima al mondo per sostenibilità, innovazione e design. Allora, rapidamente, io abito in un paese che è vicinissimo a uno dei distretti della concia italiana che, come sapete, non sono solamente nel Vicentino, nella Valle del Chiampo, ma sono anche in Toscana, sono anche a Napoli, no? Della circolarità delle pelli abbiamo parlato, ma allora, oggi si consuma molta meno acqua con i processi, i residui, si possono creare biofertilizzanti, con i residui si può creare energia, l'acqua addirittura si sta lavorando per togliere il sale e usarla addirittura per irrigare i campi. Insomma, progressi sono stati fatti enormi rispetto al passato perché è stata una industria sicuramente inquinante. Ancora si sta lavorando molto. Uno dei produttori più importanti è il gruppo Mastrotto. Guardiamo questo video.
avete visto, questo è uno dei prodotti di punta della Gruppo Mastrotto, che dà lavoro a 2.000 dipendenti, 18 aziende, 90% di export in 110 paesi, ed è la prima azienda al mondo ad aver ottenuto la certificazione bio-based dal Dipartimento Americano dell'Agricoltura, e quello che avete visto è uno dei suoi prodotti. Oh, benvenuti, allora vedo Guido Zilli in collegamento del Gruppo Mastrotto e vedo Veronica Vigolo e Mattia Terenziani. Benvenuti a tutti e tre. Allora, io intervisto i ragazzi, però Guido, abbi pazienza. Posso? Mi sentite? Sì, sì, la sentiamo. Ah, perfetto, benissimo. Sentiamo. Allora, Guido Zilli, diciamo, è il manager che sovrintende all'ambito sostenibilità nel Gruppo Mastrotto. Benvenuto. Ho detto bene, Guido? Va bene, grazie. Mastrotto, non Mastrotto. Mastrotto, sì, scusami. Spero che sia il primo errore che ho fatto. Gruppo Mastrotto, sì. Allora, parliamo con Mattia. Allora, dovete sapere, faccio una premessa. Ad Arzignano, dove c'è appunto il Gruppo Mastrotto, c'è l'Istituto Conciario, lì si formano proprio i ragazzi che lavorano in questo ambito. Poi c'è anche l'ITS della Concia, che forma i super tecnici della Concia, e quindi abbiamo due, un ragazzo e una ragazza. Quello che vorrei chiedere subito a Mattia è questo: come mai, dopo aver studiato all'ITS della Concia, potevi subito lavorare, hai deciso di andare a fare anche l'ITS, l'Istituto Tecnico Superiore, per diventare un super tecnico? Come mai? Buonasera a tutte, tutti innanzitutto. Ho deciso di intraprendere la strada e studiare ancora perché volevo ampliare e approfondire le mie conoscenze tecniche che avevo acquisito durante gli anni di scuola, che mi aveva insegnato durante gli anni di scuola. E dunque, tu hai 21 anni e già lavori in un settore che è coerente col tuo titolo di studio. Com'è stato possibile essere stato così velocemente inserito? Beh, ho avuto la possibilità grazie allo stage soprattutto che ho fatto in Gruppo Mastrotto, nel quale mi sono trovato molto bene. Ho potuto mettere in pratica le conoscenze che ho appreso durante gli anni di scuola e il percorso fatto all'ITS. E mi sono trovato bene con l'azienda si è trovata bene con me e hanno deciso di assumermi in questo caso. Ecco, quindi il passaggio dall'ITS all'azienda, in questo caso al Gruppo Mastrotto, è stato velocissimo, perché a fare questi stage per il 50% del tempo di questi 2 anni di super formazione, si entra in azienda, ti conoscono, se sei in gamba ti assumono anche. Veronica, anche lei lavora in questo grande gruppo della Concia. Subito dopo il diploma è andata a lavorare in un'azienda chimica per la Concia e poi ha scelto appunto di iscriversi anche lei all'ITS dopo aver fatto il Galilei, l'Istituto Tecnico della Concia. E come mai anche tu questa scelta, dopo essere andata a lavorare, hai detto ok, torno a studiare? Sì, ho deciso di tornare a studiare, sebbene avessi già comunque un lavoro, perché sicuramente l'ITS dava l'opportunità di ampliare ulteriormente le proprie conoscenze e quindi poter ambire a una posizione di lavoro di maggior rilievo. Ah, ecco, sì. Esattamente cosa fai adesso dentro al... Adesso sono in una cucina colori che in sostanza riguarda una parte finale, diciamo, della lavorazione delle pelli, che fornisce tutte le caratteristiche estetiche alla pelle, quindi il colore piuttosto che il tatto e ecco. E quindi io in realtà proprio faccio i colori vengono dettati dalla moda e ci vengono dati appunto dei master da seguire. Ecco, durante il periodo, quei 50% di tempo che hai fatto in azienda e quindi al Gruppo Mastrotto, hai avuto modo di sperimentare anche la sostenibilità, di fare esperienze in questo ambito? Sì, appunto gli stage sono molto ben strutturati perché spaziano in tutti i campi della conceria. Io ho avuto l'opportunità di proporre una tesi che poi è stata anche esposta al congresso nazionale della ICC, cioè dell'Associazione Nazionale Chimici del Cuoio.
proprio su i coloranti naturali, di derivazione naturale. Quindi sì, ho avuto, cioè, sono orgogliosa di dire che ho fatto anche questo. È brava, brava da Paolo Bastianello addirittura ti è arrivato. Allora, un'ultima domanda che è per entrambi, torniamo a Mattia un attimo. In che cosa consiste il tuo lavoro adesso? Infatti in realtà è una doppia domanda e poi volevo capire se ti appassiona e che obiettivi ti poni. Allora, in questo momento il mio lavoro consiste nella nobilitazione e nel miglioramento delle caratteristiche estetiche della pelle tramite uso di coloranti o di macchinari. E mi appassiona molto in questo momento e sono davvero felice di fare questo lavoro. E il mio intento sarebbe quello di sviluppare, trovare nuovi prodotti o nuovi materiali per una questione di rispetto ambientale. Questo sarebbe il mio futuro, spero. Noi te lo auguriamo, anche perché tu come Veronica hai la qualifica di Green Leather Manager, che è proprio una specializzazione ITS che avete conseguito. Veronica, che tipo di prospettive di carriera ti può aprire una qualifica simile? Dove vuoi arrivare? Diciamolo subito, visto che ti stanno ascoltando, anche Zili ti sta ascoltando, l'azienda, il gruppo Mastrotto. Sì, esatto. No, sicuramente... il corso dà tantissime opportunità perché non si preclude semplicemente alle concerie, ma anche alle ditte di prodotti chimici e alle varie ditte di macchinari per le concerie. Se devo parlare per me, chiaramente probabilmente mi pongo gli obiettivi di diventare caporeparto in primis, ma sicuramente poi tecnico di tutta la rifinizione, diciamo. Siamo sicuri che hai le caratteristiche per ambire a questa qualifica. Già le competenze ce le hai, mi pare anche la grinta. Grazie a Mattia Terenziani, a Veronica e anche a Guido Zilli del gruppo Mastrotto, che ci hanno fatto questo collegamento da Arzignano. Grazie mille, a presto. Grazie mille. Grazie. Grazie, proseguiamo con il momento clou di oggi, che è poi finalmente una sfilata. Vedremo una sfilata upcycling, una sfilata alla quale hanno lavorato i ragazzi dell'Istituto Ruzza di Padova, uno dei più importanti istituti della moda italiani, un project work durato 2 anni che è proseguito anche durante il lockdown in collaborazione con alcune aziende del territorio, dove si sono inventati praticamente la possibilità di creare con dei materiali di risulta, di scarto, dei vecchi abiti, una collezione ex novo. I ragazzi dell'Istituto Ruzza di Padova, guidati dalla professoressa Silvia Tebaldi, eccoli qua. We'll be right back.
filo qui in mezzo. Silvia Tebaldi, dov'è? Silvia? Ecco qui. Sono qua, sono qua. Benvenuta Silvia, che ha coordinato Grazie. Questo lavoro. Un project work di 2 anni, tanta creatività. Sì. E l'avete Tanto fatto lavoro. Insieme alla Pellicceria Arcella, Moda e Stile, Fashion Art, Ready Garment e OTB. Borse, scarpe e occhiali sono state fornite dal Politecnico Calzaturiero e da Certottica. È tutto esatto. frutto di progetti green. Quanta creatività e quanto lavoro per fare Tanto questo lavoro, upcycling. Assolutamente. E soprattutto i ragazzi hanno potuto rimettere in moto, no, la loro creatività, partendo da cose già fatte, quindi hanno scucito, rifatto, riassemblato, utilizzando capi che probabilmente sarebbero stati destinati, chissà, forse al macero, forse a chissà che canali. E questo è il risultato, noi siamo molto contenti. Ovviamente ringrazio sempre i miei colleghi, perché io sono qui, però senza di loro non farei mai nulla, sono tutti dietro. Grazie a tutti i docenti. E la dirigente, la nostra dirigente che è qui, seduta qui a mezzo a noi, ecco la dirigente scolastica. Quindi, è stata una bellissima esperienza che quest'anno loro ci accompagnano tutti gli anni e devo dire che fanno sempre un gran lavoro questi ragazzi che sono venuti lì magari per studiare, no? Sì. Modellistica e si ritrovano a fare anche i modelli a un ma certo dobbiamo punto. Fare dobbiamo fare le selezioni perché vorrebbero sfilare tutti sfilare tutti, vorrebbero immagino. Sfilare tutti quindi. Allora approfitto per dire insieme a Silvia Tebaldi una cosa gli istituti tecnici della moda formano creativi ma non solo creativi, certo. Perché ragazzi dietro a chi pensa il capo ci vuole anche chi è capace di renderlo poi indossabile, no? Ci vuole il modellista, ci vuole il tecnico, c'è un universo di professionalità, vero? Qui facciamo tutto, lo pensiamo, lo progettiamo, lo ideiamo, lo confezioniamo, ci facciamo tutto lo studio del processo produttivo, per cui insomma la visione è veramente Globale. A 360 gradi. Sì, ecco. Grazie a tutti i ragazzi, grazie. Da Ruzza e a Silvia Tebaldi, grazie mille. Grazie a Paolo, perché grazie a Paolo Bastianello che poi riusciamo sempre ad avere alla rete TAM a questo grande lavoro insomma, di squadra enorme che ci vede coinvolti da nord a sud, come dice sempre Bastianello. Insomma, e da est a ovest, perché la rete TAM prende tutta l'Italia. Allora, se mi lasci qui ragazzi, io credo che l'assessore regionale all'istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità, Elena Dalazza, sia felice di fare il suo discorso finale in mezzo qui. Abbiamo il microfono, forse un microfono in sì. più, eccolo là. Benvenuta l'assessore. Ogni anno ci viene a trovare perché lei ha molto a cuore la formazione tecnica degli istituti tecnici e degli ITS e dell'ITS Academy del Veneto, che sono molto importanti. Abbiamo però un problema quest'anno. Io penso al meccatronico Veneto, abbiamo avuto un sacco di iscrizioni, no? E bisogna anche fare le selezioni. Il problema è che negli istituti tecnici mancano anche docenti di materie scientifiche, ecco. Quindi noi lavoriamo molto per avere più ragazzi, bisogna che anche la formazione vada di pari passo, ma credo che anche su questo si possa fare qualcosa. Prego Elena. Intanto grazie, sono io che tengo moltissimo ad essere qui con voi, perché tutti gli anni riuscite a stupirci con capacità, bravura. Ringrazio Paolo Bastianello anch'io, perché ci ha creduto moltissimo ad essere qui a Job e farlo diventare il momento in cui la rete TAM esprime in una occasione di riflessione, di confronto, però l'orgoglio anche di aver fatto così tanta strada insieme e interrogandosi sui grandi temi, perché quello che adesso prima con Paolo stavamo dicendo e che va veramente ribadito è che questa, che lavora su uno dei settori più belli, affascinanti, che rappresenta una unicum nell'economia del mondo, perché la bellezza che noi abbiamo tutta attorno a noi si traduce, si trasferisce nei nostri manufatti, e la moda parla italiano, anche quando i grandi marchi del lusso, che hanno magari un'altra provenienza, vengono proprio in Italia, vengono proprio in Veneto, vengono proprio a guardare le nostre reti di formazione per fare le cose più belle.
E oggi molto si dice e si fa, torno al tema della sostenibilità, appunto Paolo mi faceva notare che questo è tutto riuso. È riuso. Ed è straordinariamente bello, l'hai detto anche tu, e ringrazio Silvia perché è una grande organizzatrice e la sua professionalità la riesce a trasferire, ogni tanto io temo che me la portino via, Cinzia, perché le aziende guardano a persone così. Se diventate come lei, sappiate che avrete una strada certamente brillante. E dopo, quindi prendetela a modello, prendetela ad esempio, la sua professionalità, la sua capacità, la sua generosità nel trasferire ai giovani, cioè stare in un istituto tecnico con docenti così capaci, non abbiamo paura di nessuno. E io mi auguro che appunto quello che viene poi messo in vetrina qui a Job diventi anche la consapevolezza nei confronti delle scuole superiori, che devono parlare di più e meglio anche degli ITS, non è un problema del RUZA, è un problema magari di qualcun altro che non conosce il potenziale di questi nostri settori. Non ho dubbi che la rete TAM abbia rafforzato il rapporto con le imprese sanno che possono contare su questa rete, una rete tutta italiana, perché la moda nel mondo deve tornare a parlare italiano anche nei marchi, dico Paolo, non solo nella nostra capacità del fare, di essere certamente guardati nelle filiere produttive da chi oggi ci acquista, perché sa che siamo bravi, siamo belli. A me piacerebbe anche che la nostra testa tornasse a essere molto italiana, e però so anche che passa attraverso questo percorso. Allora, tengo a essere qui tutti gli anni e rinnovo l'invito ad essere anche l'anno successivo, perché è una crescita che noi vogliamo inesorabile e vogliamo proiettata verso una dimensione di successo, sempre di più degli ITS. Domani mattina, Cinzia, proprio per cogliere il tuo stimolo, al ministro Bianchi, che sarà qui presente, io dirò di questo, dirò di qual è il potenziale dell'ITS, della rete della tessile, dell'abbigliamento, della moda, dirò di quanta bellezza si traduce oggi nelle parole chiave della sostenibilità, della transizione green. Prima avete parlato, ed è stato protagonista, l'ha intervistato l'ITS sul Green Leather Manager. Pochi sanno che ha vinto il premio come migliore percorso formativo europeo nel 2020. Parla italiano, anche se in lingua inglese. Parla italiano tutto questo, e Job deve diventare sempre di più il luogo dove esplodiamo la bellezza. Grazie di cuore per quello che fate, ragazzi, mi raccomando, tutti così, come lei. grazie. Anche perché un'ultima sottolineatura vorrei fare, fatto bene a sottolineare la professionalità di Silvia, ed è bello anche che ci siano istituti che danno risalto a questi insegnanti, perché non sempre gli insegnanti bravi vengono messi in risalto dalla stessa comunità. Se posso dire una cosa, scusi, le ho dato proprio le spalle. Io sono molto supportata, voglio dire che sono supportata. Così non questa lo dici tu. Regole qui. Allora, io so che dietro queste sfilate c'è un mondo. Cioè, dietro una scuola c'è un mondo. Alle volte bisogna anche trovare il giusto equilibrio, e lo sforzo che noi stiamo cercando di fare è di mettere anche i migliori dirigenti nel posto e nelle scuole dove si deve fare il grande, e lo so, non occorre che me lo indirizzate, preside, sappia che lì dietro mi dicono eccola qua, venga qui, perché è vero che quando tu hai un buon caposquadra, vale in una sfilata, vale in una redazione, vale ancor più nella scuola, che è il più alto sistema complesso di relazioni umane. La scuola, per quanto tu possa dire, può essere sostituita dalla tecnologia, no, è l'azienda che è molta tecnologia, è la sanità che è molta tecnologia, la scuola è capitale umano direi al 100%, e quando investi bene nel capitale umano fai il successo di una squadra e di una scuola. Grazie anche a nome di tutti i dirigenti, li rappresenta tutti. Beh, e penso che sia una rappresentarli anche... È quasi commovente per me essere qua, perché li sto seguendo da 2 anni e il mio percorso è iniziato, ecco, praticamente con loro. Ho trovato veramente una comunità efficientissima, una macchina da guerra, devo dire, in varie circostanze, in tutte le occasioni in cui ci siamo aperti, e il riaprirsi in presenza è stato un'emozione grandissima. Come istituto professionale, come ITS, come tecnico della moda, effettivamente siamo, ecco, ci siamo. Siamo qui, rispondiamo anche a quello che è la richiesta anche delle aziende. Non so se dottor Bastianello ci vuole salutare. Paolo, così finiamo in bellezza. Grazie a Paolo che ha organizzato tutto questo, a Maradana, e il presidente del Comitato Education.
di Confindustria, ma non abbiamo più microfoni. No, venga qui Bastianello, no, ho fatto vaccino, tampone, ho fatto tutto, prego. Anch'io ho fatto di tutto, anche l'anti-influenzale. Ecco, vi ringrazio tutti, Silvia, sempre. Sappiate che Ruzza di Padova è un'eccezione, perché a differenza di tanti altri istituti italiani, hanno il problema che non hanno più le aule per fare i corsi, quindi devono respingere delle iscrizioni, che se lo diciamo a noi imprenditori che stiamo diventando matti per avere ragazzi con competenze tecniche, ecco, l'assurdo che qui abbiamo l'abbondanza di iscrizioni, quindi vuol dire un lavoro dietro di promozione e vuol dire che il passaparola fa sì che chi frequenta questa scuola viene assunto, perché questa è la notizia per cui uno, un genitore, una madre dice: ma è meglio che vai lì perché sicuramente trovi il lavoro, perché dobbiamo stare sempre coi piedi per terra. Quindi grazie ragazze, fatemi un sorriso. Prima sono venuto dietro e ho detto: ragazze, sorridete, non fate come ma sono un po' okay. Sono un po' intimi, che lo fanno di professione, sono già bravissime così, dai, bravissime, grazie, grazie ancora a tutti ragazzi, alla prossima, grazie, al prossimo anno, grazie. Grazie a tutti, grazie. Quest'anno in edizione un po' più ristretta, ma abbiamo fatto tutto anche quest'anno. Grazie, a presto. Grazie a tutti, grazie ragazzi. Grazie, assessore. Grazie. Però io insisto che abbiamo...